ancora da Idol. Dai, niente di che, dai, però ogni tanto bisogna pur cambiare, no? Insomma, bisogna cambiare un po' registri, sennò diventa monotono. Allora, ci pensavo oggi, no? Negli ultimi 2-3 giorni ho avuto, negli ultimi video che ho fatto, mi sono arrivate tantissime visualizzazioni, per cui immagino che ci siano tante persone, tanti individui che vengono sul mio canale e per cui magari a costo di tediare qualcun altro che magari ha già sentito queste cose, ripeterò alcune cose a proposito di quello che intendo fare, cioè che sto facendo con questo canale. Allora lo ripeterò all'infinito, non basterà mai. Allora io non lo monetizzerò mai, non ci guadagno niente. Non sono qua a insegnare niente a nessuno, io butto su quello che mi viene in mente, mi rendere chi sfoglia un po' capisce che è un canale multitema, parlo un po' di tutto, poi ci sono degli argomenti che mi piacciono di più per cui magari ci ritorno più spesso e ragion per cui da qualche mese ho organizzato delle playlist dove però devo un po' rinfrescare il discorso perché ci sono ancora tantissimi video che sono un po' in ordine sparso. Che dire di più? Insomma, gli argomenti sono più o meno quelli delle playlist, no? Guardate le playlist, vedete, poi magari potrei aggiungere qualcos'altro, però siamo sempre più o meno qua. Allora, cosa posso aggiungere? È ovvio che se ho tante persone che vengono a vedermi, che mi commentano, sarei un ipocrita nel dire che non mi fa piacere, no? Perché vuol dire che qualcuno apprezza i tuoi contenuti, quello che dici, e quindi sarei un ipocrita. Però lo scopo non è la visibilità. Lo scopo non è la visibilità. Lo scopo è prima di tutto un mio libero sfogo, ogni tanto ho voglia. Tendenzialmente non parlo di altri youtuber, anche se ogni tanto lo faccio, perché ogni tanto ci sono delle cose che vedo, ragazzi, che mi fanno troppo girare i coglioni, allora sento di dire la mia, soprattutto se sono degli argomenti a me cari, dove a mio avviso vengono dette delle minchiate, si può dire? Sì, si può dire. Spengo sta roba. A maggior ragione se vengono dette delle cose che secondo me non c'entrano niente. Soprattutto su, diciamo, i temi a me cari, no? E poi spazio, ecco, spazio, tutto quello che mi viene in mente. Cerco di esprimere una mia opinione, cerco di farlo in una maniera più organica possibile, nella maniera più educata possibile, anche se ogni tanto ci scappa l'imprecazione o qualcosa di peggio. Non ho mai usato hashtag. Non ho mai cavalcato l'onda di argomenti in auge, come fa la maggior parte di quelli che aprono il canale in YouTube. Usano gli argomenti, usano i nomi di youtuber più famosi. Su quasi 500 video, non so se ho superato i 500, forse ho nominato qualcuno non completamente, forse si contano sulle dita di una mano, forse, dovrei verificare, non lo so, però quando proprio mi hanno fatto, qualcuno mi ha fatto un po' girare le palle su certi temi, adesso non ci ritorno, niente. Rinfresco un po',
idee sul canale. Poi magari farò una playlist, che cos'è questo canale, cosa metto in questo canale, così magari uno va a vedere e non ripeto più. Non so se farò altri video stasera. Tra poco arriverà mio figlio che torna dai suoi allenamenti di pugilato. Gli piace quello, gli piace quello, gli faccio fare quello. E lui deve ancora cenare. E non credo che farò altri video. Detto questo, grazie dei vostri contributi, amici miei. Una buona serata. Se non avete mangiato, buon appetito. Ciao.